Questa è una settimana magica, è la settimana più bella in assoluto secondo me di Milano Eventi, di Milano Fiere, e vorrei tanto che il mondo della moda fosse come la settimana del Salone del Mobile. Veramente qualcosa di unico, c'è una vita incredibile, ogni angolo della città c'è qualcosa di vivo, ogni negozio c'è una festa, per cui è veramente stupendo essere qui questa settimana. Siamo molto orgogliosi di quello che sta avvenendo un po' nel mondo diesel progetto casa. È chiaro che questo successo lo dobbiamo, oltre a quello che noi possiamo offrire, molta innovazione, molta visione moderna, fresca, e mondo molto più contemporaneo della realtà dei giovani, lo dobbiamo a questi partner veramente eccezionali che abbiamo scelto. Quindi abbiamo Zucchi, Moroso e Foscarini, che ci danno un know-how veramente incredibile, ci danno una serietà direi unica, e quindi grazie poi alla creatività che noi abbiamo messo, che mettiamo con la partecipazione, con questi team che lavorano insieme, siamo riusciti in così poco tempo a guadagnare un rispetto in tutto questo mondo che per noi, ripeto, è un mondo abbastanza nuovo. Nasce proprio dalla sua richiesta, da un incontro, da un parlare di un progetto condivisibile che era possibile, molto diverso da tutto quello che prima erano le collaborazioni, o meglio le home collection delle aziende di moda. Tutti noi dovevamo mettere qualcosa e lavorare come si fa normalmente in design, cioè con il design che veniva da loro e comunque che veniva come dire, discusso tutti insieme qual era la strada migliore da fare, da andare avanti, e il fatto che poi eravamo coprotagonisti tutti insieme di un'unica storia. Noi siamo un'azienda che da tre generazioni facciamo questo mestiere, lo facciamo in un mercato che, senza poi ricordare i Corredi, ma che poi ci hanno fatto nascere e crescere, è un settore ancora molto tradizionale, lo è nei modelli di consumo, lo è anche nella distribuzione, ahimè, troppo spesso, e quindi quando ci siamo incontrati per me è stato un grande stimolo per cercare di portare, non dico tanto un elemento di rottura, ma comunque una, io la chiamo una contaminazione nel settore, ma anche nella nostra azienda, che comunque riflette un po' questo tradizionalismo del settore. All'inizio noi abbiamo fatto un po' da imbuto del processo creativo, cioè abbiamo raccolto i 200.000 stimoli che da loro arrivavano e abbiamo cercato di tradurli nelle problematiche, nelle realtà del nostro settore, ma devo dire che poi successivamente si è creato un grande feeling, per cui non è come una classica licenza in cui arrivano degli input e noi semplicemente dobbiamo cercare di tradurli in prodotto e distribuzione, ma è veramente un lavoro congiunto in cui insieme si cerca di trovare la giusta chiave per trasportare il DNA della marca nella realtà del nostro settore.